Un'area depressionaria sul Mediterraneo occidentale, alimentata da una saccatura di origine nord-atlantica, determina un flusso umido meridionale lungo le coste tirreniche. Domani, martedì, un sistema frontale determinerà tempo instabile su gran parte del centro-nord della nostra penisola. Da mercoledì, la discesa in area mediterranea di altri nuclei di aria fredda dal nord Europa favoriranno la formazione di minimi depressionari tra Tirreno settentrionale e Golfo Ligure, con associate condizioni di tempo instabile e perturbato anche sulla Toscana. Sulla nostra regione, mercoledì 13 ottobre, cielo molto nuvoloso coperto, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporale, più frequenti ed insistenti sulle zone settentrionali della regione. I temporali potranno localmente risultare forti ed associati a colpi di vento, in particolare in prossimità della fascia costiera e zone settentrionali. Venti meridionali deboli nell'interno moderati lungo la costa, mari mossi, temperature minime in aumento, massime in calo di 2-3 gradi. Precipitazioni anche forti sono previste anche sulla nostra provincia. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 15, massima 18 gradi, in Versilia e sul litorale minima 16, massima 17, in Garfagnana e zone montane minima 14, massima 20 gradi.